con le contraddizioni del prossimo, con la fatica a stringere quella del nemico, che se lo fai si trasformerà in fratello. Beati i perseguitati per causa della giustizia, non quella che divide con freddezza la torta in parti uguali, anche se chi deve mangiarla non è uguale. È proprio vero, come qualcuno ha detto con saggezza, che dobbiamo vedere la vita sempre con gli occhi degli altri. Per questo ringraziamo il Signore per Davide, invitando tutti a guardare lontano, vivendo con la forza dei suoi ideali. Ecco perché voleva l'Europa unita e con i valori fondativi, che ha servito perché le sue istituzioni funzionassero. Preghiamo. Ti preghiamo per la vita di Davide. Accoglila. In particolare ti preghiamo per i nostri fratelli affamati, disoccupati. Ti preghiamo per l'Europa, perché ciascuno di noi possa costruire uno spazio relazionale secondo il sogno dei padri fondatori, in cui la pace è più forte della guerra e la giustizia vinca le disuguaglianze. L'attesa della povera gente, di Giorgio La Pira, che Davide tra molti altri aveva accolto, studiato, il nostro maestro, Don Luigi di Liegri, che dire ci ha insegnato che la solidarietà non è un vago sentimento. Ma non è moderno accogliere un migrante, dargli la mano quando arriva e attraversa il mare? E dicevamo, il nostro amico David apre il Parlamento europeo alle donne che hanno bisogno di asilo. L'Europa c'è. Quante sere abbiamo passato a discutere di libertà di informazione, di indipendenza, di pluralismo, di servizio pubblico nel salotto di casa di Paolo Quintella. Nessuno è sicuro da solo. Facciamolo insieme. Ciao David, ti abbiamo voluto tanto. Perché nessuno è al sicuro da solo. Abbiamo lottato accanto a chi chiede più democrazia, più libertà, accanto alle donne che chiedono diritti e tutele, a chi chiede di proteggere il proprio pensiero, accanto a coloro che continuano a chiedere un'informazione libera e indipendente. Abbiamo finalmente realizzato, dopo anni di crudele rigorismo, che la disuguaglianza non è più né tollerabile né accettabile. Il dovere delle istituzioni europee di proteggere i più deboli e di abbandonare l'indifferenza è la nostra sfida, quella di un mondo nuovo che rispetta le persone, la natura e crede in una nuova economia basata non solo sul profitto di pochi, ma sul benessere di tutti.